Ciao a tutti e benvenuti, bentrovati nell'angolo dell'unico sbaglio. Cosa accade se la Lux X, la pod di casa Vaporesso, che ha avuto tantissimo successo e che è piaciuta a tantissimi di voi, aggiungiamo una GTX Coil con tecnologia Corex? Esce fuori la nuova versione della Lux, la Lux XR. Stesse caratteristiche, hanno anche cercato di migliorare il tiro. Possiamo utilizzare tutto il parco coil, o quasi tutto il parco coil GTX di casa Vaporesso, tutte con questa nuova tecnologia Corex che permette un aumento della resa automatica di più del 50%. Ma adesso non mi resta che mettervi comodi, lasciare un pugno di like, iscrivervi al canale, attivare la campanellina. La macro sarà abbastanza lunga perché andremo a fare il confronto. Dove ce l'ho? Eccolo qua. Tra i due prodottini non lascerò nulla al caso, in descrizione troverete anche i capitoli per saltare le parti che non vi interessano e noi ci vediamo fra 30 secondi. A dopo! Hit it! That's what I'm talking about! Wait! Ok now, from the beginning. Hit it, boys. E questa è la confezione della Vaporesso Lux XR. Sul retro della confezione vediamo subito le caratteristiche: dimensione 98x31.5x21.6 mm, la pod ha una capacità di 5 ml, arriva con due pod, una da 0.4 e una da 0.8 con coil sostituibili. Questa è la vera novità di questo prodottino. Ha una batteria da 1500 mAh non sostituibile, arriva a 40 watt, ricarica Type-C 5V 1.5A. Sono presenti solo tre LED che ci indicheranno il malfunzionamento della stessa e la carica restante della batteria. E all'interno della confezione troveremo mini cavetto USB Type-C per la ricarica, vi ricordo ricarica 5V 1.5A, quindi la batteria interna 1500 mAh si ricaricherà all'incirca in un'oretta, ma gode la funzione pass-through, quindi mentre la state ricaricando la potete tranquillamente utilizzare. Un portabigliettini che al suo interno conterrà il manuale di istruzione e il certificato di garanzia e una seconda pod, perché una arriva premontata, andiamo a sblisterarla insieme. Eccola qui, ve la faccio vedere velocemente, uguale nella forma alla pod della Lux X, ma la novità sta che qui potremo andare a sostituire la coil. La mettiamo un attimo da parte e vediamo cos'altro arriva. E andiamo a vedere la versione XR della Lux. Vedete, per chi conosce la prima versione praticamente sono identiche. Andiamo a togliere la plastica protettiva, frontalmente scritta Lux, che varia, ve la faccio vedere subito perché qui la scritta era Lux X. Sul lato troviamo la scritta Vaporesso, da questo lato vediamo l'Axon chip all'interno di questa nuova versione della Lux, è fatta in materiale plastico, ci sono stati diversi test ma vi dico che la versione precedente è veramente resistente, veramente robusta. 1500 mAh, batteria interna non sostituibile, questa parte invece è fatta in alluminio e andrà ad indicare la colorazione così come metto in sovrimpressione. Già delle dimensioni e dei pesi ne abbiamo parlato, ve li reinserisco di nuovo in sovrimpressione. Sotto troviamo la presa Type-C per la ricarica, ricarica 5V 1.5A, quindi si ricaricherà all'incirca in un'oretta, ma andiamo a vedere anche l'unico tasto presente che ci permetterà di accenderla, di spegnerla, 5 clic per accenderla, 5 clic per spegnerla, ma andiamo a togliere la pod, la vera novità, mettiamola un attimo da parte e vi faccio vedere l'unica differenza che c'è all'interno. Quindi avremo i tre pin che attiveranno la coil all'interno della stessa pod, ma vedete la differenza sta proprio lì. Andiamo a prendere la prima versione che è questa e notate che oltre ai tre pin lì in fondo c'è questo pirulino che vi faccio vedere, questo qui, che qui invece non c'è. Questo dovrebbe andare a stringere leggermente ancora di più il tiro MTL. Arriva con una pod al cui interno c'è una coil premontata da 0.8. Andiamo a togliere
come prima cosa. L'adesivo vi faccio vedere la prima novità o modifica rispetto alla pod precedente. Qui vediamo la scritta minimo, in quanto la stessa Vaporesso suggerisce di non far scendere il livello minimo del liquido sotto questa linea, sotto questa indicazione, altrimenti rischierebbero di andare a bruciare la coil al suo interno. Da questo lato troveremo la scritta RDL. Vado a prendere anche l'altra pod presente tra le spare part e qui troviamo invece la scritta MTL, in quanto questa è consigliata con le coil GTX da 04/06 e questa è consigliata con le coil GTX, quindi MTL tiro di guancia, da 08/1.2. Vi dico subito, se andate ad utilizzare le coil da 02 ci montano tranquillamente, ma la stessa Lux non li leggerà e andrà in protezione. Altra cosa, suggerimento che ho dato io, da un solo lato rispetto alla versione della Lux X, dove vedete il simbolino del vapore c'era sia da questo lato che da questo lato, invece qui lo hanno inserito solo da un lato, e questa è una cosa intelligente. Lo hanno inserito in riferimento al foro sotto, perché vi ricordo che questa pod, per andare a regolare l'aria, andremo a ruotare la stessa pod di 180 gradi, quindi prendendo come riferimento questo simbolo qui del vapore, le due asole, asola più grande e asola più stretta, cosa accadrà? Se lo utilizziamo in questo modo, quindi in riferimento all'asola sotto e l'asola più grande, avremo un tiro più aperto. Se andremo a ruotarla invece in questo modo, utilizzando l'asola più piccola, quindi anche il disegnino del vapore sarà in direzione, avremo un tiro più stretto. Stessa cosa vale per l'MTL. Qui entra in gioco anche quel pirulino lì che vedete, perché nel momento in cui io vado ad inserirlo, vedete, asola più stretta, foro in direzione con il disegnino, il pirulino entrerà all'interno di quest'asola nella pod. Stessa cosa varrà per il tiro MTL. Qui la solina è più piccola, molto più piccola. Qui avremo sull'RDL avremo un'asola più grande e due asole più piccoline. Sull'MTL avremo una sola asola più piccina. In questo caso, nel momento in cui andremo a inserire così, con l'asola più piccolina, anche quel pirulino lì dovrebbe riuscire a chiudere ancora di più il tiro, ma questa cosa la scopriremo utilizzandola in fase di test. Se vado invece a prendere la vecchia versione, in questo caso è da 08, vi faccio vedere che tranquillamente la potete utilizzare, non c'è nessun problema, infatti il pirulino andrà in corrispondenza di questa. Ma se le andiamo a inserire al contrario, quindi andando ad utilizzare l'asola più grande, vedete che non va fino in fondo, non riesce ad incastrare. Cosa diversa invece se andiamo a utilizzare la pod con coil non sostituibile 04 prima versione, potremmo inserirla sia in questo modo e sia in questo modo. Vi faccio vedere anche il perché. La differenza sta che nella pod 04, nel tappino per fare il refill, che è rimasto identico anche nelle nuove pod, c'è questo foro. Hanno creato questo foro qui, invece sulla pod da 08 il foro non l'hanno creato, e quindi di conseguenza ve lo faccio rivedere. In questo modo ci va, ma se andiamo ad utilizzare, diciamo, l'asola più larga, la pod resta fuori. E allora andiamo a vedere come si sostituisce la coil. Vale per entrambi, e coil ad innesto, quindi la tirate fuori con l'unghia, aiutatevi con l'unghia e andate ad estrarla in questo modo. Questo vi permetterà non di andare a sostituire tutta la pod, ma andare a cambiare solo la resistenza, solo la stessa coil. In questo caso stiamo vedendo la pod da MTL da tiro di guancia, qui abbiamo una coil da 08. Io la andrò ad inizializzare e utilizzerò il mio amato liquido fruttato, il Wild, quindi come sempre qualche goccina qui. Vi ricordo che l'inizializzazione è importante, perché permetterà alla stessa coil di partire in modo immediato e di essere più duratura nel tempo. Mi raccomando, questa procedura fatela sempre. Quindi una volta che andremo a bognare le quattro asole, le andiamo semplicemente a reinserire così ad innesto, così la portiamo a battuta in questo modo, e andremo a selezionare il tipo di tiro che vorremmo. Io in questo caso in MTL andrò a utilizzare il tiro stretto. Vi faccio vedere anche come si fa il refill, me ne stavo dimenticando. Solita linguettina in gomma / silicone, la spostiamo in questo modo e andiamo a fare il nostro refill. Vi ricordo 5 ml, quindi una pod veramente capiente. Fatto questo, tappiamo
andiamo a posizionarcela sulla pod in questo modo. 5 click, 1, 2, 3, 4 e 5 e l'accendiamo. Questi sono i tre LED che indicheranno il malfunzionamento e la carica restante della batteria. Ogni LED avrà uno step del 33% di carica restante. Quindi andremo dal 100 al 66, dal 66 al 33 e dal 33 allo 0%. Sotto il video della Lux X, che io ho definito fotonica, ha fatto più di 11.000 visualizzazioni e più di 200 commenti tra interazioni, consigli, suggerimenti. I tre punti importanti che leggevo spesso erano: coil sostituibile, tiro automatico e tiro da guancia migliorato. Oggi questa Lux XR viene incontro un po' a tutte quelle richieste. Innanzitutto mantiene un po' tutte le caratteristiche della Lux X. Dove ce l'ho qua, ed eccola qua, ve la faccio rivedere. Quindi la pod è da 5 ml, una batteria interna 1500 mAh, ricarica da 1.5 A 5 volt Type-C, quindi si ricarica anche in un'oretta circa, e ha la funzione pass-through, quindi che vi permette anche di utilizzarla mentre la state ricaricando. Per il resto è leggerissima, 80 grammi, è sempre fatta in materiale plastico, è molto robusta, perché ragazzi io ne ho due di queste e li sto utilizzando veramente veramente tanto. E in questa versione hanno mantenuto le due coil, quella 04 e la 08, ma qui invece di andare a sostituire tutto il pod tank andate a cambiare direttamente le coil. Le GTX coil con il sistema Corex, che io ho amato tantissimo nella PT60, e che qui si dimostrano delle ottime coil, veramente delle ottime coil. Molto simili alle coil non sostituibili date in dotazione alla Lux X dal punto di vista aromatico. Queste coil in realtà consumano leggermente di più. Questa pod arriva a 40 watt e questo fa sì che potete utilizzare tutto il parco coil GTX tranne le 0.15 e le 0.20, quindi ci montate tranquillamente le 0.3, le 0.4, le 0.8 e le 1.2. Anche le 06, non vi nascondo che ho provato una vecchia 06 GTX che avevo e non montava, infatti ho riferito questa cosa alla Vaporesso e sto aspettando risposta per capire se quel tipo di coil, quella 06, è stata aggiornata in versione 2 o in versione 3 e può montare tranquillamente anche su questa Lux. E quindi fino a qui un plus in più, perché hanno reso questo prodottino ancora più appetibile, in quanto va incontro a tutti coloro che dicono me rompe nel momento in cui si esaurisce la coil all'interno andare a sostituire tutta la pod, preferisco andare a sostituire solo la coil, che dal punto di vista anche economico, ma non solo, è molto più conveniente. Secondo punto, tiro automatico. Andiamo a scoprire se c'è. Non tocco tasti. Sto scherzando. Il tiro automatico, ahimè, non c'è. Qui un suggerimento veloce alla Vaporesso: non sostituire l'hardware, perché capisco che a volte il tiro automatico ha creato dei problemi, anche se questo prodottino di fatto non perde, fa un po' di condensa sui lati, una leggerissima condensa. Andate a vedervi il video anche della Lux X e capirete che i tanti utilizzatori non hanno trovato perdite. Questa, a differenza di quello dal forellino sotto che c'è qui sotto, una goccina di liquido, un poco, ma veramente una goccina, la trovate e resta lì, non vi dà problemi, quindi di volta in volta quando andate a fare il refill asciugate anche quella. Sotto ragazzi non trovate nulla, non trovate veramente liquido. Una cosa che avrebbero potuto migliorare, questa è una di quelle cose che avevo chiesto, è la sostituzione del tappino in gomma barra silicone. Invece di lasciarla sotto avrebbero potuto tranquillamente trovare una soluzione per fare il refill qui di lato, però mi sono venuti incontro anche questo nella mia segnalazione e hanno indicato in modo chiaro e preciso il verso in cui andava inserita la pod sulla sua mod per stabilire il tipo di tiro. Quindi adesso avete finalmente il simbolino del vapore solo da un lato, volete il tiro stretto lo inserite così, volete il tiro largo inserite con l'asola quella più ampia. Andiamo a provare prima di tutto la coil da 04, perché è quella che dà in dotazione. Vado a controllare e a verificare, tiro aperto, io questa la uso tutta aperta, e questo è il tiro che questa coil GTX Corex di casa Vaporesso ci regala in questa Lux XR. Spettacolare.
spettacolo. Cremoso al limone, esce una goduria, veramente una goduria. Anche qui è stato mantenuto il cutoff degli 8 secondi, quindi dopo 8 secondi la mod andrà a bloccarsi in automatico e dovete riaccenderla. Questa è una cosa intelligente che ribadisco anche qui, perché anche se ve la dimenticate accesa e va in erogazione per più di 8 secondi, si blocca e quindi non andate a bruciare la coil. Una cosa che dovete fare attenzione rispetto alla versione precedente: qui hanno messo il livello minimo del liquido. Questo sta a indicare che sotto quel livello, visto che le asole della coil che andrete a utilizzare stanno sopra quel livello indicato come livello minimo, non dovete mai scendere, altrimenti rischierete di andare a bruciare la coil. Io anche sulla prima versione consigliavo di non far consumare mai tutto il liquido, perché spesso la stessa pod rilasciava qualche goccina di liquido in bocca, quindi era meglio evitarlo. In più consiglio sempre di utilizzare liquidi 70-30 con la coil da 0,4 o da 0,6 e liquidi 60-40 come base, come diluizione, con la coil da 0,8 e magari un 50-50 destinata solo alla coil da 1,2, che ahimè vi ho detto nella macro andavo a provare, però girato sinceramente non sono riuscito a trovarla, quindi sicuramente farò un video successivo. Tiro che con la coil da 0,4 è un tiro fenomenale, regala un aroma veramente fotonico in entrambe le posizioni, ma tiro che invece con la coil da 0,8, nonostante abbiano messo il pirulino lì, diventa un tiro da guancia sì più chiuso rispetto alla Lux X, ma non proprio un tiro da guancia naturalissimo italiano. Quindi comunque su questa il tiro a guancia lo potete fare tranquillamente, ma se siete amanti dei tiri leggermente più chiusi, non chiusissimi, ma leggermente più chiusi, con questa... Ditemelo voi, un po' complice anche il tip in questa forma, non viene veramente naturalissimo, però sicuramente quel pirulino che hanno messo va a dire la sua e quindi chiude rispetto alla versione X leggermente ancora di più il tiro da guancia. Secondo me diventa un buon tiro da guancia, non apertissimo, non chiusissimo, ma un piacevolissimo tiro da guancia. Vi farò a breve anche, fatemelo sapere nei commenti se lo volete, un video in cui vi dirò un trick semplicissimo, torniamo un po' a 4-5 anni fa, e che potete utilizzare con questo prodottino per renderlo veramente un tiro da guancia chiuso come piace a noi italiani. Ma andiamo a provare questa 0,8 in tiro da guancia. Piacevolissimo, dal mio punto di vista piacevolissimo. Io qua c'ho il guardi di Danielino ed esce eccezionale veramente. In più, novità che c'è, che potete utilizzare con entrambe le pod, con entrambe le mod, è la nuova pod con coil da 0,6, che è una via di mezzo tra la 0,4 e la 0,8, quindi è un'alternativa coil non sostituibile da 0,6. In definitiva, secondo me questo aggiornamento serviva. Naturalmente, se avete già la Lux X, non è inutile che andate a comprare l'XR, procuratevi, perché già si trovano, già li vendono in commercio, a fine mese arriveranno solo le pod con coil sostituibile, e poi utilizzatela con la vostra GTX Corex che più preferite. Se non avete la Lux X, ahimè, vi tocca prendere la Lux XR, e se poi volete delle pod usa e getta da ricaricare, allora a quel punto comprate a parte le pod della Lux X. Quindi veramente Vaporesso in questo ha soddisfatto un po' tutti. Io consiglio la Vaporesso in una futura versione, perché sono convinto che uscirà la XX, chiamiamola così, in cui verrà aggiunto anche il tiro automatico, e lì ho una mezza idea, perché non c'è bisogno neanche di andare a sostituire tutto l'ambaradana, tutta la mod, ma basta fare una piccola modifica e inserire all'interno il sensore del tiro automatico all'interno della stessa pod, e potete utilizzarla sia con la Lux X, sia con la Lux XR e sia con la nuova Lux XX. Immaginiamo, nel momento in cui esca, potete utilizzare il tiro automatico. Questo suggerimento lo darò alla Vaporesso, come sempre, in email, con tanto di disegni e di schizzi. Ragazzi, questo era un po' tutto, quindi prodottino, se la Lux X era per me un prodotto fotonico, questo diventa un prodotto fotonico al quadrato, perché vi permette di avere tanto aroma, tanta soddisfazione, e di sostituire anche le coil utilizzando le GTX di casa Vaporesso. Io sono Tato, questo è il canale di Unico Svapo. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questo prodotto, della Lux X. Interagiamo nei commenti, lo vedete, rispondo sempre a tutti, in genere rispondo a 100-150 commenti al giorno e non mi stanco, lo faccio con tanto piacere. Noi ci rivediamo al prossimo video, ma, come dico sempre,
svapate tutti, ma svapate in sicurezza. Ciao ciao, alla prossima!